Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Sama Barber. Di cosa parliamo oggi ragazzi? Di un nuovo tutorial su come pettinare i capelli uomo, ovvero come farli girati col taglio con la riga. Un ritorno di fiamma si può dire ragazzi, ritorno di moda, quindi non voglio neanche perdere tempo. Iscriviti al canale perché è una cosa importantissima, qualsiasi cosa, mi contatti su Instagram e passiamo subito alla procedura. Mi raccomando, ricordati di lasciare like e commento. Poi ho applicato il siero rinforzante di GrowToGlow, potete trovare tutte le informazioni su questi prodotti su Instagram, sulla mia pagina, basta che mi contattate in privato, vi dico ogni tipo di nozione. Cosa ci serve oggi? Ovviamente il phon con beccuccio stretto, una spazzola piatta, anzi una spazzola a ragno, scusatemi, spazzola a ragno e una classica spazzola rotonda per poter stirare i capelli. Voglio fare un tutorial senza usare la piastra, quindi passiamo all'applicazione e daremo solamente all'inizio una preasciugatura. Qua a discrezione vostra scegliete se mettere la cera o no. Io in questo caso preferisco non metterla, preferisco lasciare un effetto più naturale, dare solo una pettinata con questo pettine qua a denti larghi. Questi pettini qua li potete trovare anche su Amazon senza nessun problema. La cera a me piace molto di più lucida sull'effetto girato, invece opaca, volumizzante su un effetto riccio. Quindi in questo caso qua, se posso darvi un consiglio, ve la consiglio lucida. E niente ragazzi, per vedere come pettinare con le pettine. Proprio una sistemata, una riordinata il capello, leggera, effetto naturale, tranquillo e ci vedete a fine video. Se vi è piaciuto questo tutorial, vi siete trovati bene e volete chiedermi qualsiasi tipo di consiglio, qualsiasi cosa, mi iscrivete su Instagram. Lasciate un commento qua sotto, like e iscrivetevi al canale per un prossimo tutorial. Ciao ragazzi!